Erika, allora ci siamo, è arrivata Emily, hai conosciuto Emily, tu sei una senior tutor e coach della fondazione per il coding, quindi come sta andando questa giornata? È fantastica, Emily è veramente una ragazza più fighissima che ho mai conosciuto. Vabbè, e sta andando bene, è divertentissimo programmare con lei, è veramente facile capirla, seguirla e ho imparato anche cose nuove, pensavo di aver imparato ormai abbastanza, invece ho imparato veramente tanto e le ragazze sono geniali, hanno tirato fuori delle cose che veramente non credevo. È stata una bellissima esperienza. Tu fai l'università e quanto quello che stai vivendo qui con Coding Girl ti è utile anche per il tuo percorso universitario? In realtà abbastanza, perché studiando, io comunque studio informatica, studio scienze e tecnologie dei media, quindi la programmazione la ritrovo anche quotidianamente all'università, quindi mi è assolutamente d'aiuto il capire come funziona qualcosa. Tu sei una tutor e sei tornata in realtà nella scuola dove hai fatto il tuo percorso da adolescente. E quindi com'è insegnare a ragazze che alla fine erano un po' come eri tu qualche anno fa? È divertente, ma mette anche molta più ansia, perché loro mi conoscono, conoscono tutto quel mio percorso e sanno che comunque mi sono impegnata tanto per arrivare a questo punto, quindi c'è un'altra ottica, non è come insegnare a qualcuno che non si conosce. Esatto, tra l'altro è proprio così che quando si sa una cosa e la si trasmette a qualcun altro si ha una grossa responsabilità, perché puoi far appassionare o disamorare una persona, quindi voi avete in qualità di tutor una bella responsabilità mista all'opportunità. Come la vivi tu? Spero di essere riuscita a trasmettere quella che è un po' anche la mia passione alle ragazze. Mi sembra di esserci riuscita, poi chiederò a loro per conferma, insomma. Tra due giorni l'hackathon, sei pronta a supportarle? Non vedo l'ora. Ok, grazie.